One Piece, capitolo 1107. Ti stavo cercando. È molto bello rivedere i giganti e la reazione di Usopp. Soprattutto Moikarsi, perché praticamente stiamo rivivendo quella che è stata Enies Lobby. Abbiamo un Buster Call, abbiamo appunto i giganti, abbiamo Kaku e Lucci, e a questo punto io aspetto anche l'arrivo di Sauro, dato che nel flashback di Robin lo avevamo visto e l'uomo con la cicatrice di fuoco potrebbe assolutamente essere lui. Poi salterei a piedi pari tutti quelli che sono i siparietti di Brook, della Sunny, di Jim, che va a recuperare Zoro mentre continua a lottare con Lucci, perché c'è veramente poco da dire. È molto interessante invece il siparietto tra Ruffy e Bonnie riguardo la figura di Nika. È la prima volta che il nostro capitano sente effettivamente questo nome e giustamente si domanda, sì, ma che si mangia? Ed è qui che Ruffy chiede spiegazioni alla ragazza riguardo il pugno strano che le ha visto tirare in precedenza. Lei lo implora, letteralmente. Mostrami come si fa a tirarne uno fatto bene. Picchia Saturn, fallo per Vegapunk. Anche se, ovviamente, secondo me, vorrebbe farlo anche per suo papà, Orso. E quindi abbiamo il capitano che inizia questa sorta di tutorial di come si esegue questo nuovo Gatling. E qui parte la mia prima sega mentale. Seguitemi bene perché voglio sapere la vostra opinione. Ho letto il capitolo prima in inglese e veniva segnalato come Dawn Gatling. Dawn come alba. Mentre nella traduzione italiana dei Lupi Team è il Don Gatling, Don inteso come suono onomatopeico della campana. Tra l'altro un suono che spesso e volentieri vediamo in One Piece già a partire dai primi volumi. Don. Vi riporto anche la spiegazione dei lupi, dove spiegano che questa sia la mitragliatrice bianca. E perché secondo me è figo discutere di questa roba qui? Perché la D, da sempre, una delle possibili associazioni è appunto legata all'alba. Dawn. Ma il Dawn, che appunto è sempre stato presente in One Piece, così come le campane che vengono suonate sia a Skypiea sia a Marineford, mi fanno ragionare, perché guarda caso è sempre Ruffy che alla fine suona la campana per picchiare Neru o semplicemente per ricordare Ace. È sempre lui a creare quel suono. In kanji invece leggiamo Bianca, così come Nika, che guarda caso ha un proprio ritmo quando appare. E lo sappiamo perché ce lo dice sia Zunesha sia il robottone. Ce lo fa capire anche il robottone, che si attiva. Insomma, questi tre concetti mi sembrano tutti uniti, a maggior ragione dato che in ogni nuovo colpo del Gear 5 si apre sempre con questo Dawn o Don. E quindi sono semplicemente curioso di sapere la vostra, perché io vedo comunque dei collegamenti. La D, l'alba, il Don della campana e magari anche il bianco di Nika. E qui abbiamo Ruffy che spara via Saturn, letteralmente. Bonnie che cerca di portare via Vegapunk, ma lui dice, guarda, sono un esperto di medicina, lasciami qui, se no mi ammazzano. E arriva Kizaru che dice, no, guarda, tranquillo, che tu muori lo stesso. Ma fallisce miseramente per via di un arrivo di Sanji, non in grande, ma in grandissimo stile, che riesce addirittura a fermare la potenza, ma secondo me soprattutto la velocità di un raggio laser, tant'è che anche Franky ci rimane di merda, ma ci rimane malissimo pure Borsalino, che riesce a fare quella faccia di stupore che è un po' la nostra faccia, secondo me. Anche perché qui Sanji fa qualcosa davvero di allucinante, riesce a tenere a bada un ammiraglio, esattamente in quello che sembra un remake dell'intervento di Rayleigh a Sabaudi. E tra l'altro non è la prima volta che li vediamo combattere, perché questo era già avvenuto all'interno di una vecchia opening, anche se ovviamente non fa parte del canon. Questa secondo me è la dimostrazione di quanto la ciurma di Ruffy sia effettivamente cresciuta, soprattutto all'interno dei due che sono stati battezzati come le ali del futuro re dei pirati. E mentre l'ammiraglio si trova davanti a lui, cappello di paglia e gamba nera, Saturn in balia di alcune brutte bestie che finalmente appaiono. Sono arrivati infatti Barba Nera, che avevamo visto arrivare in Zattera ormai diversi capitoli fa. Sono infatti Katarina Devon e Van Aur che iniziano questa assurda discussione con l'astro di saggezza. E qui il sesto capitano della flotta di Blackbeard riesce addirittura a toccare il braccio di Saturn. E questo è importante, perché in questo modo si va a guadagnare la possibilità di assumere le stesse sembianze un po' sulla falsa riga di quello che è il frutto di Mr. Chu. Il problema è che non mi torna, è che poi Katarina dice qualcosa del tipo missione compiuta. Ma questa cosa a livello temporale non ha senso, perché i Barbanera sono arrivati il giorno prima rispetto al Gorosei de Ged, quindi non potevano andar lì appositamente per copiarne le sembianze, come facevano a sapere
credere che ci sarebbe stato Saturn? Non lo so, sicuramente sono arrivati per qualcos'altro e poi magari ne hanno approfittato, perché se no semplicemente non mi torna. Però non finisce qui, perché Saturn si dimostra sorpreso di vederla sottoposta a qualcuno. E qui scopriamo che ti c'ha qualcosa di speciale. La sua stirpe o comunque la sua razza è diversa da quella dell'uomo comune. E Van Augur, prima di teletrasportarsi via, fa una roba veramente incredibile, perché dice che il loro obiettivo è quello di conquistare il mondo. Proprio come voleva Xibek, che va anche a dare il nome a quella che è la nave di Teach. Collegamenti che sapevamo già esserci, però quanto è stato figo sapere che i Barba Nera vogliono letteralmente conquistare il mondo. Bellissimo. Ora occorre capire quale sia la razza effettiva di Barba Nera, anche perché Oda sta iniziando a divertirsi con questo discorso delle razze. Ovviamente la prima cosa che mi viene in mente sono i bucanieri, perché sono appunto stati introdotti all'interno di questa stessa saga, e se andiamo a prendere alcune caratteristiche fisiche comuni tra Orso e Teach, beh, vediamo che hanno una struttura fisica importante, queste gambette un pochettino strane e quasi ridicole, insomma, comunque si va in quella direzione lì. Eppure i vecchi discorsi dei flashback di Buggy e Shanks il Rosso a proposito di Barba Nera, del suo dormire e la possibilità appunto di Teach di mangiare due frutti del diavolo, l'unico fino adesso all'interno di One Piece, all'interno della storia di One Piece, di quello che conosciamo, a fare una roba del genere, mi fa pensare che possa esserci anche un'altra razza che in questo momento non conosciamo. Insomma, adesso mettersi qui a indovinare la razza di Teach, a parte dire per me sono i bucanieri, diventa qualcosa di complicato e forse anche inutile da fare. Intanto ci viene spiegato, ma lo sapevamo già, che vecchio cuore Morgans ha fatto passare il governo per povera vittima all'interno di quello che è l'incidente in cui l'imperatore Luffy invece è il terrorista. Saturn morirà? Beh, a questo punto secondo me sì, e vi spiego anche il perché. Ma se Katarina ora può diventare Saturn, quindi prendere le sembianze di Saturn e magari sostituirsi a Saturn all'interno di Marijoa, viene naturale dire: ok, allora serve che il vero Saturn esca di scena. Poi magari sbaglierò, anche perché non riesco a capire come possa effettivamente perdere la vita un Gorosei, a maggior ragione perché Luffy non è uno che solitamente va in giro a compiere omicidi. Però occhio a Caribou, che era l'ultima pedina rimasta dormiente all'interno di questa saga, e finalmente viene fuori e fa la sua azione. Va letteralmente ad implorare i Barba Nera di portarlo da Teach, perché lui effettivamente ha preso il mare soltanto per quel motivo lì, perché vuol diventare il sottoposto dell'imperatore. E dato che per meme principalmente, ma poi effettivamente è successo, a Caribou sono stati fatti ascoltare i discorsi relativi alle armi ancestrali e anche al sogno di Ruffy, perché Caribou era nel barile quando Ruffy dice il suo vero sogno alla ciurma, e se tiriamo fuori quelle parole di Caribou dicendo queste informazioni potrebbero interessare a quel determinato pirata, vi dico che ora potrebbero veramente aprirsi degli scenari folli per la ciurma di uno dei pirati che, secondo me, sono tra i più interessanti in assoluto disegnati fin qui da Oda. E allora fatemi sapere anche la vostra considerazione, perché ho tirato fuori due o tre argomenti che secondo me sono scottanti, come l'alba, la campana, il bianco, la razza di Barba Nera, ma soprattutto la missione di Katarina Devon. Perché i Barba Nera sono andati a The Ged? Non possono essere andati a The Ged perché immaginavano che alla fine potesse pure arrivare un Gorosei, e mille anni che non scendono da Marijoa, loro dicono ma sì dai, secondo me scendono proprio domani, o c'è qualcosa, non lo so, legato al futuro, sono dei veggenti, oppure The Ged sono andati a fare qualcos'altro. Secondo me abbiamo 3-4 cose interessanti da discutere e lo spazio commenti è aperto per questo.